ci può dire, le commissioni sono state fatte? Le sì, le abbiamo riavviate dal 5 settembre, sono partite quasi tutte, ovviamente i presidenti, c'è qualche presidente più giovane e quindi c'è la poca esperienza, ma anche il tanto entusiasmo, per cui stanno cercando di portarle avanti nel miglior modo possibile, di trovare i capi all'ordine del giorno più opportuni per iniziare. Per quanto riguarda la mia, sì, io ho la commissione, presidenza. Io sono presidente della commissione affari generali ed istituzionali. E quindi è una commissione importante. È una delle commissioni che ha in capo il cambio dello statuto, di tutti i regolamenti, insomma è una commissione importante. E anche delle consulte. E anche delle consulte. Noi l'avevamo messo all'ordine del giorno dell'ex statuto. Era stato approvato però in prima convocazione perché non aveva raggiunto i 2/3 dei consiglieri, doveva essere approvato per la seconda volta con il voto di maggioranza, non fu approvato. Però c'è un lavoro lungo 2 anni e quindi nella pubblica amministrazione non si butta il bambino con l'acqua sporca. Abbiamo ripreso il lavoro da dove eravamo rimasti, ho ripresentato anche ai nuovi, ho trasmesso sulla mail istituzionale anche ai nuovi consiglieri il lavoro fatto, con evidenziato un po' tutte le modifiche, le integrazioni che avevamo sottoposto al Consiglio Comunale. Ovviamente nel pieno dell'esercizio. Quindi si sta lavorando. Nel pieno dell'esercizio democratico faranno le loro considerazioni, integrazioni, modifiche, le accoglieremo. E ove il nuovo segretario comunale, perché probabilmente si dovrà insediare il nuovo segretario comunale, non so neanche chi è, non sono proprio informato, so che c'è un cambio in modo informale. Probabilmente andrà via la segretaria Fontana e la settimana prossima dovrà insediarsi anche un nuovo segretario comunale e quindi si porterà l'attenzione, fatte le modifiche. Quindi si sta lavorando, abbiamo portato anche in commissione bilancio la storia degli monumenti, abbiamo portato nella commissione cultura il commissariamento della fondazione, insomma con calma, con l'aiuto di tutti, con la partecipazione anche della minoranza, le commissioni sono partite, è partito il lavoro della macchina amministrativa. Ah, quindi siamo pronti. Ci stanno. Le cose purtroppo si fanno piano piano. Io che sono anche delegato all'ACER dovrei occuparmi per esempio degli sgombri, dobbiamo mettere in piedi tutte le assegnazioni, però ci sono pochi dipendenti. Per fare delle cose ci vogliono le documentazioni idonee, bisogna fare i controlli prima di assegnare, vedere chi ha diritto, andare nella graduatoria a vedere chi ha ancora i requisiti, insomma le cose si devono fare con criterio. Per farle con criterio c'è bisogno dei dipendenti e di una macchina nel pieno delle sue funzioni. Noi ci stiamo attivando, penso che a breve verrà anche inserito qualche altro dipendente nella pianta organica, perché si sta attingendo con le idoneità, cercando di rimpinguare, possiamo avere circa 16 unità all'anno a partire da questo anno. Le cose purtroppo nel pubblico non sono come nel privato, hanno bisogno di tempi. E le consulte che... Le consulte sono previste nello statuto, come ho detto lo porterò all'attenzione della prossima commissione, se riusciamo leggeremo tutte le variazioni previste, accoglieremo le istanze dei nuovi consiglieri o dei vecchi, le integrazioni previste, le porteremo come dicevo all'attenzione del segretario comunale, il prossimo quando, se lui ci darà l'ok, in tempi brevi la porteremo anche al prossimo consiglio comunale. Quindi... tra settembre e ottobre, mi auguro. Pieno regime. Tutto a pieno regime, purtroppo, anzi lavoro sulle carte, il lavoro non si vede, però poi diciamo, i risultati si vedranno a breve. Va bene, grazie. Ottime.